io ti ho fatto una valutazione del risultato elettorale chiaramente sul dato che ho. Poi, se uno volesse fare, diciamo, una disamina molto più ampia, bisognerebbe tenere conto di un astensionismo altissimo, bisognerebbe tenere il conto del fatto che quasi nessuno vince al primo turno, che quelli che vincono al primo turno ti interroghi sul come si faccia ancora a votarli, perché poi uno ogni tanto si infrange anche contro il muro della democrazia e dice proprio ci sono delle cose che non capisco. Senti Rolando che dice la gran voglia di rinnovamento di Palermo ed era la guarda, quinta io volta che sono francamente, insomma, veniva molto basita. votata. Le coalizioni tradizionali non sono quello che sembrano volere né Renzi né Berlusconi, tant'è che hanno lavorato su un altro tavolo e io continuo a rinfacciarlo per quello che riguarda la mia metà campo perché, come ho detto prima, se fosse passato l'inciucellum, oggi il centrodestra sarebbe stato reso completamente ininfluente. A me dispiace che ci sia un Berlusconi che sembra, diciamo, non porsi il problema del fatto che lui, trattando con Renzi e facendo una legge elettorale proporzionale, sostanzialmente consegna al centrodestra la impossibilità di contare qualcosa, perché il centrodestra è anche la sua eredità. Però penso anche che Berlusconi, perché di Renzi non mi interessa molto, che Berlusconi abbia, diciamo, una grande capacità di leggere i cittadini italiani. E se gli italiani ti dicono: guarda Silvio, che noi vogliamo andare lì, non ci vogliamo andare di là, probabilmente a un certo punto lo capirà anche lui. E quindi io continuo a sperare che, diciamo, invece di giocare al piccolo chimico con Renzi su leggi elettorali che servono più a fare fuori qualcuno, a impedire a qualcuno di partecipare, si possa fare una legge elettorale fatta nell'interesse dei cittadini. Secondo me una legge elettorale fatta nell'interesse dei cittadini non è mai un proporzionale in un sistema tripolare. Proporzionale in un sistema tripolare ci consegna un governo di servi. Come governi, di servi sono stati gli ultimi quattro che abbiamo avuto. In questo è un modello tedesco quello che ci hanno proposto, nel senso che è un modello che, consegnandoci un altro governo Monti, ci rende schiavi dei tedeschi un'altra volta. Sia Berlusconi che Renzi sembrano avere un obiettivo comune, e l'obiettivo comune è quello di tenere il piede in due scarpe, cioè di rendersi possibili due opzioni, in un caso il governissimo fra loro, nell'altro uno a destra e l'altro a sinistra. Se uno vuol tenere i piedi in due scarpe è difficile per gli elettori seguirlo e capire Ma guarda, e soprattutto questo è un problema scatenare di l'entusiasmo, Berlusconi, questo è un problema di anche un Berlusconi po' però. di Renzi. E vabbè, di Renzi, Sì. non, ripeto, io guardo sempre adesso la mia metà campo, è un problema loro perché poi se uno si va a guardare i dati delle elezioni amministrative, non mi pare che questo atteggiamento sia stato premiato. Se io devo guardare nella nostra metà campo il risultato di Fratelli d'Italia e il risultato di Forza Italia, a me non pare che l'atteggiamento ondivago paghi più della chiarezza, mi pare che paghi molto più la chiarezza. Se io guardo, diciamo, anche a come noi combattiamo su alcuni territori, a come abbiamo combattuto contro i sondaggisti, cioè noi siamo arrivati al ballottaggio all'Aquila con un ragazzo di 34 anni che arriva al Ti ho visto ballottaggio, sotto la pioggia fargli mi hai campagna visto a elettorale, fare il sì. comizio sotto la pioggia, e tutti i sondaggi fino al giorno prima dicevano che il centrosinistra avrebbe vinto al primo turno di 20 punti. Oh, uno fa la campagna elettorale in queste condizioni, ma arrivano i risultati perché la gente non si fa filtrare più il messaggio. E mi pare che invece alcuni dati di Forza Italia, senza voler, diciamo, girare il dito nella piaga degli alleati, dicano che invece i cittadini non è che siano proprio entusiastici di andare a trattare con Renzi o di rischiare di ritrovarsi un altro governo Monti, ma anche perché, Franco, se uno deve votare Renzi, ma vota Renzi. Io non penso che si possa dire: faccio l'accordo con Renzi, tento di ammazzare pezzi di centrodestra, mi faccio la mia partita, però compatti, come ho sentito dire da alcuni esponenti di Forza Italia, siamo più forti, perché non sono scema. Se tu scegli di stare a fare il governo con Renzi e preferisci l'idea di fare un governo con Renzi piuttosto che quello di fare un governo con noi, per me è un problema. Però penso che poi la democrazia possa molto e che nel momento in cui i cittadini ti dicono: guardate, noi vogliamo andare di là, noi vogliamo andare col centrodestra, noi vogliamo andare a fare una cosa, poi tu dici vecchi schemi, tutti schemi nuovi, proposte nuove, coalizioni che devono anche sapersi reinventare, che devono fare, cioè, mettere in campo programmi che sappiano leggere questo tempo, quindi al netto, diciamo, di quello di cui abbiamo bisogno. Mi pare i cittadini dicono: noi vogliamo andare lì, vogliamo andare con la Meloni e con Salvini, vogliamo fare un programma di governo che dica prima gli italiani, vogliamo dire basta con Renzi, con il suo servilismo, con questa Europa, con tutte le cose che, insomma,
che Berlusconi conosce meglio di me perché è stato uno dei primi a governare nell'interesse nazionale italiano, è anche il motivo per cui hanno fatto di tutto per farlo fuori. L'altro giorno è uscito Berlusconi con un'intervista proprio a Libero, dove dice: vabbè, ci abbiamo differenze, ma il 95% del programma ce l'abbiamo in comune. Ieri sera ero in diretta con Matteo Salvini sulla 7 e dice: beh, l'unica cosa è che non abbiamo nessun punto del programma in comune. E qualcuno dei due dice una cosa non vera. La verità è che non abbiamo mai trattato un programma comune, perché ci siamo fermati molto prima. Se si volesse trattare un programma comune, io penso che avremmo un 95% di programma condiviso, se ci mettiamo seduti, ma non lo abbiamo mai trattato, perché la verità è che si dice no, io sono d'accordo con, e intanto si tratta con qualcun altro. Quando si vorrà fare seriamente questa, cioè la costruzione e la ricostruzione di questo metà campo, io ho da sempre dato la mia disponibilità. Penso che alla fine, andando a scavare le questioni serie sulle quali c'è davvero divergenza sul piano dei contenuti, sono diciamo circoscrivibili alla questione europea, che sicuramente è molto spinosa, ma per il resto non mi pare che ci siano queste grandi particolari secondarie. No, certo che non lo è, infatti è diciamo quel 5% è importante, dove pure insomma poi delle sintesi secondo me si possono trovare. Su tutto il resto si trovano con sostanziale semplicità, però bisogna capire da che parte si vuole stare. Certo. Le dice se non c'è il presupposto, perché quando non Berlusconi dice a me che sono populista, ha evocato la paura, a qualcuno gli dovevi ricordare che il primo a essere stato tacciato di populismo è stato lui, e che usi verso di me le stesse cose che la sinistra usava verso di lui un po' mi fa specie, sinceramente. Però poi, se vogliamo andare oltre le etichette, se io fossi stata così impresentabile e populista, a Roma non avrei preso il 22%, no? Di vista programmatico, dove un po' perché fate tutti opposizione, ma ci sembrano quasi più vicinanze tra te e Salvini e il Movimento 5 Stelle piuttosto che Forza Italia. Non credo che si possa dire questo, sai, perché il Movimento 5 Stelle è un grande bluff da questo punto di vista. Il Movimento 5 Stelle vota su tutte le questioni davvero critiche del nostro tempo esattamente come la sinistra. Immigrazione, rapporto con l'Europa, che ne so, famiglia, valori non negoziabili, il 5 Stelle vota sempre a sinistra, sempre con la sinistra. Diciamo che l'elettorato sia abbastanza mobile, l'ha capito anche la tua amica Marine Le Pen in Francia, non è andata benissimo, e si è mosso comunque in maniera stranissima l'elettorato, però forse anche lì ha trovato una, neanche in maniera così strana, diciamo, un rottamatore di partiti, però che questo fascino il rottamatore ce l'ha sempre. Beh, dai, io sì, beh, certo, è un'altra faccetta. Ce l'ha avuto persino Renzi all'inizio. Un'altra faccia spendibile in mano ai poteri forti, mi pare evidente. Insomma, spintissimo dai poteri forti, mi sono divertito a pubblicare una foto di un'edicola a Parigi. La settimana precedente al ballottaggio c'erano 30 quotidiani, settimanali, scusano, tutti con una copertina di Macron. Tutti, te la farò vedere perché era scioccante. È chiaramente l'altro strumento dei poteri forti. I poteri forti mettono un chip sui partiti tradizionali, un chip sulla loro distruzione. Secondo me è anche quello che fanno con il Movimento 5 Stelle, se devo dire la mia. In questo caso l'operazione di Macron. Beh, non è che ho visto un gran favore dei grandi giornali e dei grandi media verso il Movimento 5 Stelle, verso Renzi. I poteri forti non sono necessariamente, diciamo, qui abbiamo visto l'Italia in lode di Monti su tutte le prime pagine. Non sono necessariamente grandi giornali. Renzi Salvatore, tutte le prime pagine. È abbastanza simile sempre il soggetto che si sceglie, no? Dura poi poco. Nel senso che si consuma in fretta. Secondo me i poteri forti tendono a mettere sempre un chip su quello che vogliono che vince, che vinca, e un chip su quello che vorrebbero che gli facesse opposizione, perché non si sa mai. No, quello può essere quel cancro. Chip no, dall'opposizione non siamo noi, mettila così. In Italia non siamo noi. No, dopodiché Macron è secondo me il prototipo perfetto di certo establishment che, capendo la distruzione delle famiglie politiche tradizionali, ha cercato diciamo una via di fuga. Diciamo l'assenza di identità che Macron racconta a 360 gradi è proprio l'inciucio fatto Repubblica, la dice lunga insomma su
su quello che sta accadendo, è un po' il disegno che c'è in tutta Europa, è un po' il disegno che si vuole mettere in campo con il governo Renzi-Berlusconi, è il disegno che noi combattiamo, perché questi governi a ribasso, questi governi che diciamo tendono a limitare e evitare, impedire le identità sostanzialmente solo per mantenere lo status quo, le cose come stanno, sono il nostro principale nemico oggi nel grande, sono l'elite nel grande scontro, elite contro popolo.